l'obesità cardiovascolare, ormai molto documentato proprio per inibitori di pompa. Perché? Perché va a cambiare fondamentalmente la composizione del microbiota, che è ormai strettamente correlata con il rischio cardiovascolare. Adesso anche i cardiologi vanno a caccia di batteri patogeni, di certi ceppi, di certe composizioni del microbiota. Sapevate? Cosa possiamo fare al posto di? Vede signora che ci siamo arrivati. Un po' faticosamente ci siamo arrivati. Allora, questo è un'ottima soluzione, semi di gelda sativa, oppure anche l'olio, cumino nero, cosiddetto, l'olio di cumino nero mescolato con del miele. Oppure molto efficace, anche questo, molto molto molto, il mastice di Chios, il lentisco, è una pianta della macchia mediterranea che è presente anche qui sulle coste italiane. Quello che vi ho detto sul rischio a cui ci si espone prendendo il PPI, non lo dico perché è un mio parere, non oserei mai, anche se vedevo che era vero, ma è stato pubblicato nell'ottobre 2017, è arrivato sulla stampa anche nazionale e anche il Ministero della Salute già 2 o 3 anni fa aveva pubblicato però molto sottovoce le linee guida per la deprescrizione di inibitori di pompa, perché tantissima gente li prende e non serve a niente. Io so che adesso, perlomeno dalle mie parti, se una persona ha influenza o ha bisogno di un antibiotico, una tonsillite, una bronchite, gli viene dato d'ufficio una settimana, 2 settimane di omeprazole e famiglia come gastro. E quindi questo punto di grande comunicazione, innanzitutto al suo interno e poi con tutto l'organismo, vabbè, adesso spero che qualcosina in più adesso stasera abbiate acquisito, ma è chiaro che è veramente un altro mondo da esplorare e che si può validamente correggere con quella che si chiama medicina integrativa. Abbiamo stasera parlato di anti-H2, antiacidi, quando ci vogliono anche antisecretivi, PPI, ma se possibile proviamo con un altro metodo. Non escludiamo niente, scegliamo il meglio, prendiamo o prescriviamo le cose per i professionisti sempre pensando a quello che fanno veramente, non solo sulla base delle linee guida, che sono un po' povere. Se possibile preferiamo farmaci di origine biologica che non sono meno efficaci degli altri, non sono un gioco, non sono un trastullo.